che sono italiani lì, che non erano italiani. No. Partita a sinistra? No. No? Sono le persone. Silviano Scardecchia, padre fondatore del club, ci parlerà dell'anno passato. Buonasera. Beh, questa sera è una serata particolare, quella del passaggio del martelletto. Essere un fondatore significa il papà ha delle grandi responsabilità e talvolta deve essere anche un po' severo. Questo mi ha portato a essere molto, molto, come dire, censore. Però oggi raccolgo l'affetto delle persone che sono rimaste al club, perché abbiamo buttato le basi per un club di service reale, vero, fatto con pochi fronzoli e molte, molte sostanze. Io spero nel futuro di poter alimentare questo club con persone ricche, ricche di entusiasmo, ricche di volontà di donare il proprio tempo, il proprio spirito. È quello che ho cercato di fare quest'anno io, cioè ho voluto donarmi. Se uno non ha l'entusiasmo di donarsi, non può stare al Rotary. E io ho provato a dare questo esempio. Il Rotary più che mai oggi ha un ruolo importante, perché la società anela qualcuno che dia supporto alle persone che hanno difficoltà sia psicologiche che economiche, ma anche morali. Allora, nel mio anno io ho voluto credere in due cose fondamentali: nella natura e nel bello. Qualcuno ha detto: il bello, l'armonia, salverà il mondo. E con queste due azioni quest'anno ho pensato di stimolare quella che la società ha, un nuovo killer, che è la vespa vellutina, che è mortale e depaura praticamente quello che è il motore pulsante della prolificazione della natura, cioè le api. Con tutta un'azione che va dal monitoraggio alla messa in atto di esche olfattive per uccidere queste terribili killer. Un'altra azione che abbiamo fatto è sicuramente il campus disabili, con 400 persone ospiti, che è stata una cosa strappacuore. E uno dice: hai dato? No, ho ricevuto. Perché quando si va in questi service, più che vuoi dare, ricevi il sorriso, la riconoscenza. Sono cose impagabili. Un'altra azione importante è stata quella dei bambini di Betania, ragazzi e mamme abbandonate che hanno bisogno di recuperare la dignità, la fiducia, hanno bisogno di recuperare la centralità dell'essere. E questo è un progetto che abbiamo cominciato, ma non termina con me, ma proseguirà sicuramente con gli altri presidenti. Non ultimo, abbiamo intrapreso un percorso di esplorazione dei luoghi dimenticati. Io li chiamo i luoghi dell'infinito, della cultura, da Rocca Calascio, Santo Stefano di Sistanio, ai presepi, si chiamano monumentali di Castelli. Ecco, quello che io ho voluto dare come là è l'incipit di valorizzare ciò che abbiamo dentro casa, per far sì che le nuove generazioni possano nutrirsi di questo grande patrimonio. Nuova presidentessa dell'Atriaticum ci parlerà del nuovo anno rotariano. Mi sento estremamente onorata di aver accettato questo invito.
incarico cercherò di portare avanti dei progetti che hanno già avuto il loro incipit nello scorso anno. Questo gruppo è un gruppo di lavoro che sa quel che vuole e penso abbastanza motivato per apportare nel territorio il vantaggio che tutti i club Rotary dovrebbero portare.